Ma sì, anch'io provo a svolgere il tema, anche se mi trovo assolutamente d'accordo con quello che è stato detto prima. Secondo me dobbiamo imparare anche a utilizzare le parole. Io l'ho detto già altre volte, per me in questi momenti, in questa fase, il linguaggio è molto importante perché è una forma anche di resistenza culturale. E allora la parola unità è sbagliata. In Europa non si parla di unità europea, si parla di unione europea. Perché? Perché il processo è più importante del prodotto. Altrimenti l'unanimità diventa il rischio dell'unanimismo, per cui nessuno si sente libero di poter dire come la pensa. E come ho detto, cioè in un partito in cui tutti noi ci riconosciamo in un manifesto dei valori, nessuno può considerarsi ospite in casa propria. E dibattere tra opinioni diverse, come quelle che per esempio io e Matteo abbiamo dal punto di vista del Congresso Nazionale, significa che nel partito ci devono essere le occasioni, i luoghi, i momenti di confronto, perché questo processo porti a riconoscere prima di tutto che abbiamo dei valori comuni e condivisi, e da lì nessuno dei due viene meno. Se no il rischio qual è? Il rischio è quello che ciascuno di noi, che magari è in una posizione di minoranza, faccia l'opposizione. Io qui a Bologna per tanto tempo sono stato minoranza nel partito, ma mai opposizione, perché questo è il mio partito, è un partito al quale voglio bene, ed è così che secondo me il compito è fare sì che chi oggi si trova in minoranza rispetto al segretario nazionale non sia in opposizione, abbia dei luoghi di discussione, perché i loro punti, perché questi temi siano temi svolti dal partito. Io faccio anche una proposta, visto che vedo qui il segretario cittadino Vincenzo Naldi, che ringrazio e saluto, e che, col quale abbiamo condiviso un percorso importante secondo me, che era quello della conferenza programmatica che ci ha portato poi all'elaborazione del programma di Virginio Merola. Motivo per il quale io non ho condiviso la richiesta di una verifica di mandato, di metà mandato da parte di questa segreteria, perché la verifica la si fa a metà mandato partendo da quella conferenza programmatica e da quel programma per vedere se l'amministrazione ha adempiuto a quel programma. E allora dico una cosa, a ottobre ci sarà la conferenza programmatica nazionale del PD. Al di là delle ipotesi, dei documenti che ciascun candidato come proprio contributo personale porterà al dibattito, riusciamo a fare all'interno della festa dell'unità che si aprirà a settembre un tavolo di lavoro perché tutti questi documenti diventino la proposta comune del PD di Bologna? Questa cosa Yuri Magrini, il segretario di Rimini, l'ha chiesta e a Rimini la fanno. Mi piacerebbe che l'unione e non l'unità si verificasse a partire dai contenuti per far vedere come la ricchezza di idee diverse, il pluralismo, sono un valore inestimabile che il Partito Democratico di Bologna può portare anche al PD nazionale.